Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferri, o se preferite Meloki, e questo è il primo WePlay di una miniserie su Abzu. Questo giochino che, quando vedrete il video, sarà uscito da un paio di giorni, sviluppato da Giant Squid, sul quale ho già fatto un Prims, nel caso foste interessati appunto a un'opinione complessiva. Tuttavia ho preso questa scelta di fare una serie anche di gameplay per mostrarvelo più in tempo reale, visto che comunque mi sono resa conto, rivedendo il video, che sono stata un po' cattiva con questo gioco. O meglio, l'impressione che do è quella di essere particolarmente cattiva. Ragion per cui vorrei mostrarvi appunto direttamente il motivo per cui ho criticato certe cose, cosa mi è piaciuto, cosa mi piace, cosa mi è piaciuto meno, in vostra compagnia. Così, magari, anche se siete curiosi di avere un impatto più completo, ma comunque iniziale col titolo prima di acquistarlo, visto che stiamo parlando comunque di 20 sacchi, insomma, male non fa. Come avete visto, io ho già fatto una sola run, quindi non so la storia, non so, la so bene, sarà, non dico una blind run, però appunto so come andare, so come muovermi, ma siamo ancora ben lontani dal dire che sono un'esperta. Non sarà una run di completismo, non ho intenzione di raccogliere tutti i collezionabili, eccetera. Sarà una piacevole passeggiata in compagnia, ma non mi metterò a farvi vedere dove sono i collezionabili. Se esplorando mi ricorderò dove sono, li prenderò, ma non li cercherò. Ciò detto, possiamo cominciare. Nuova partita, sì. Ora, una delle cose che non ho detto nel video è che spesso i caricamenti sono un po' fastidiosi, visto che è un gioco che pesa neanche 2 giga, però comunque. Non è questo il problema, insomma, stiamo parlando di un giorno e due, senza offendere nessuno, quindi non credo che siamo qui per voler giocare di fretta, bisogna godersela. Purtroppo non potrò mettere la musica alta, quindi vi perderete parte dell'esperienza. Ovviamente, se ci deve essere la mia voce, non ci può essere anche la musica alta. Ah, bene, così. Ho semplicemente cancellato i dati. Mi fa piacere. D'accordo. Comunque, partiamo. Già vedete uno stile particolare. È un gioco in Unreal Engine 4, però è molto particolare. L'acqua è questo mix di acqua realistica, però con effetto cartoon. Molto, molto bello. Starò in silenzio molto spesso, ovviamente, per farvi godere. Farvi godere del gioco, non farvi godere in generale. Queste cose ambigue che dico. Come vedete, questo primo impatto con il cielo e il mare, come dico nel video, è ispirato alla mitologia babilonese, l'idea che nel concetto creazionistico prima il mare e il cielo era come se fossero una cosa sola. Non sono un'esperta, però comunque l'idea era quella. Come vedete, no? Questa cosa brutta e cattiva. E questi siamo noi, tanto carini, tanto cucciosi. È dolcissimo. E già vedete una differenza con Journey comunque, ovvero che siamo una figura comunque antropomorfa in un contesto comunque realistico, almeno apparentemente. Qui appunto ci sarà il tutorial, che già grazie al cielo spero di essere a un buon livello per comprendere. Come vedete, qui almeno l'apparenza è una realtà terrestre. Sì, giustamente qua ci insegnano proprio l'ABC, magari questo episodio durerà un po' perché dovremo beccarci il tutorial, però appunto poi adesso ci diranno che possiamo accelerare. Tra l'altro adesso vedete, le pinne spariscono perché sono delle pinne di energia, questo ricorda tanto la sciarpa di Journey, comunque che era magica per così dire, no? Col potere della parola ci permetteva di volare. È un pesce bellissimo, crasso. E qui ci insegnano appunto a cavalcare i pesci, cosa che in realtà, tranne un paio di volte, dipende dal pesce, non è neanche tanto utile o comodo da fare. Questo povero pesciotto, in quanto crasso, è molto lento, però appunto il tutorial. E beh, è proprio figo comunque. Tra l'altro, quasi sempre possiamo raggiungere la superficie e guardare fuori. Oltre a fare pesciotti, no? Spesso i pesci reagiranno alle nostre azioni. Però
Vedete, quasi sempre è possibile guardarsi intorno e vedere dove si trova. Ah, noto con enorme disappunto che nonostante io abbia scelto nuova partita, mi ha mantenuto le cose che ho raccolto, quindi a maggior ragione non troveremo nulla. Queste sono dei bacini dai quali è possibile liberare dei pesci, delle specie, di creature presenti appunto, che adesso sono già presenti. Questi pesciolini lunghi, queste specie di trombette che vedete qua, erano imprigionate, noi le abbiamo liberate, anche se in realtà non è proprio una liberazione. Comunque, mi dispiace, non potrete vedere questa cosa, se ne troveremo di nuovi ovviamente sì, però appunto vedete sono illuminate perché noi le abbiamo attivate. Però in teoria noi dovremmo avvicinarsi, interagire e appunto liberare questi pesci. Quindi non mi metterò a esplorare, andiamo direttamente avanti. Vi faccio un po' vedere. Ci guarderemo intorno. L'impatto estetico è impressionante comunque, nonostante la grafica semplice. E qui, appunto, sempre il tutorial. Facciamo una cosa che dopo tutto si fa anche in giorni. I nostri versini dolcissimi, no? E noi praticamente riattiviamo questa macchina che ci riconosce. Guardate che carina! E ci segue. E ci sarà utile, ne troveremo diverse, ci sarà utile per avanzare nel gioco, visto che potrà fare cose che noi appunto non possiamo fare. Ad esempio aprirci il passaggio. Vedete, ha i nostri stessi colori, ci ha riconosciuto, quindi appunto proveniamo dallo stesso luogo, sicuramente non l'abbiamo trovata per caso. Qui c'è un pesciotto molto grosso, un squalo bianco cattivo, o forse no, che però ancora non ci ha visto. Quindi noi proseguiremo. Tanto mi guardo intorno sperando di trovare qualche collezionabile che magari mi sono persa. Mi dispiace, pensavo che facendo una nuova partita si sovrascrivessero i dati, ma niente. Quindi praticamente quasi tutte le cose che incontreremo le avrò già attivate, visto che appunto la prima volta che ho giocato ho fatto una run non di completismo ma comunque con calma, mentre qui faremo una calma ma passeggiata, quindi non andremo in giro in maniera malata. Qui ricorda davvero una foresta, francamente non sono un'esperta, non vi so dire se realmente esistono delle ambientazioni così nell'oceano, da questa reale foresta d'alghe, ma non credo si siano inventati così tanto. E qui vedete c'è qualcosa che non va effettivamente. Anche se è sempre possibile uscire fuori, dare un'occhiata, però all'apparenza, all'esterno, sembra tutto abbastanza normale. Però, andando in fondo, appunto, si vede che c'è qualcosa di brutto. E noi, entrando qui, questa è stata un impatto, qualcosa che quando ho visto la prima volta ho fatto dei versi ed ero sola. Quindi vi risparmierete a me che faccio io, però questa cosa è effettivamente fichissima, è qualcosa di incredibile. Questo è molto più di Journey, questo è incredibile. E queste sono le famose moniti di cui parlo nel Prims, sono i segreti da ottenere. Non so se il numero sia casuale o sono effettivamente i segreti ottenibili, ammetto di non saperlo, il gioco è uscito da poco, non mi sono informato. Noi qui siamo letteralmente nel cosmo, l'acqua è sotto di noi, è come se noi stessimo volando. È qualcosa di incredibile, però non so se sentite bene la musica, ma queste sembrano proprio galassie, e so, qui sotto c'è questa cosa bruttissima comunque. Cioè, qui c'è solo da star zitti e ammirare. Tra l'altro non facciamo suoni mentre nuotiamo. E non è casuale, perché non è acqua. È come se fossi in un'altra dimensione. E adesso la cosa che facciamo qui. Quella è come se... questa è la mia interpretazione. È come se fosse una cellula. E noi dessimo il nucleo. Un nucleo che abbiamo dentro di noi. E questo crea la vita. O comunque la sblocca. Comunque libera qualcosa. Genera qualcosa. Probabilmente la libera. Perché appunto non credo che noi siamo in grado di creare forse un collegamento simbolico con la creazione, sì, però
Personalmente credo che sia uno sblocco di qualcosa che era stato, di cui il mondo era stato privato, appunto. Appunto, può darsi che mi sbaglio. Infatti, ciò che era solo una sorta di ologramma in quella dimensione adesso è diventato concreto, anche se, come vedete, è tutto molto strano perché noi siamo in acqua, ma l'acqua è anche sotto e qui è molto molto curioso, come se ne fossimo nel cielo. E le musiche sono bellissime, anche se continuo a dire che quelle di Journey, secondo me, sono molto più belle d'accompagnamento. Non so, queste sono più da camera, più rilassanti. E qui i primi suggerimenti. Tra l'altro, vedete, si attiva la luce. Noi abbiamo questa lucina nascosta. A parte abbiamo delle orecchie dolcissime. Se, cioè, non sono orecchie, però sembrano orecchie. Ah, tra l'altro, appunto, il nostro amichetto reagisce ai nostri impulsi. E qui vedete, appunto, quell'alga che è molto simile, se non uguale a quell'alga, rossa. Queste creature che somigliano molto a noi, che la avvelenano o comunque la portano verso qualcosa, insomma. Qui abbiamo queste statue squalo umanoidi che troveremo in seguito, queste ammoniti che appunto sono i segreti. Ah, ecco, mi sto sentendo una stupida. Questo ci fa vedere dove sono i segreti che ci mancano, perché questi sono, sì, sono tutti piani, sono tutti livelli, molto 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 criptica come cosa, perché effettivamente giocando la prima volta le ammoniti non sono presenti, ok? Quindi questo è il menu, per così dire, che ci mostra dove sono i segreti che ci mancano. Come vedete, comunque non ho fatto un lavoraccio così malvagio. Mi sento abbastanza contenta, però appunto non è così individuabile e soprattutto bisogna ricominciare il primo livello per vederlo, mentre in Journey è immediato. Comunque continuo a vederlo come un difetto, però c'è il menu, ok. Non ho idea che cosa servono i collezionabili, non sbloccano assolutamente nulla, a meno che forse tenendoli tutti, non ne ho idea. Spero appunto che servano a qualcosa, altrimenti sarebbe un po' triste. Oh, piccolo, mi sono spaventata tantissimo, ammetto, non ricordavo che succedesse questa cosa qua. Vedete quanto ci rimane male. In teoria qui noi potremmo già avere tre di quei cosini, però appunto noi non stiamo esplorando, quindi andiamo diretti, facciamo la nostra esperienza. Porca miseria, ma guardate cos'è. Ripeto, io continuo a dire, lo dirò sempre in un episodio, perdonatemi, ma dovete capire che non tutti vedranno tutti gli episodi. Sia per musiche, giorni, continua a piacermi più. Però questo è un altro stile, questo porca miseria, guardate cos'è. Tra l'altro vedete la natura, il sole. Questa cosa inquietantissima, super illuminati comunque, che non so se avete fatto caso, che è lo stesso simbolo che noi abbiamo sulla schiena. Int, int. Ok. Tra l'altro, appunto, proprio un occhio meccanico, un occhio che ci riconosce se noi interagiamo con lui. E si apre. Sta cosa puzza. Ma lo scopriremo a tempo debito. E questo è il passaggio di livello, a tutti gli effetti. Con un bel caricamento che è a sua volta un triangolo che ruota. Spero davvero che le musiche si sentano un po'. Spero magari in post-produzione di aumentare un po' il volume, perché meritano, meritano. Comunque danno, trasmettono, non sono belle come quelle giorni per me, però trasmettono perfettamente la sensazione che vuole comunicare il titolo, quindi promossa a pieni voti, ci mancherebbe. E qui vedete appunto i caricamenti di cui vi parlavo, che non è esattamente il massimo, visto che si tratta di un giochino abbastanza leggero e fluido, però lo perdoniamo. Tra l'altro, ora vi dico una cosa, prima di immergermi in questa meravigliosa corrente, ragazzi, io non so quanti non l'abbiano notato, ma almeno io ho sentito subito la puzza di cacca. Siamo un subacqueo senza bombole. Com'è che la gente nelle recensioni delle riviste, dei siti dice che siamo un sommozzatore? Cioè, si capisce che c'è qualcosa che non va. Santo cielo! Santo cielo, e senza bombole. Comunque, vabbè. Piccoli dettagli che magari non saranno sfuggiti. Non so che dirvi. E qui
Il problema di queste scene bellissime è che si ripetono tante volte, quindi la loro magia comunque viene un po' meno. La prima volta questa cosa è incredibile. Ve la lascio godere. Tra l'altro, vedete, la natura comunque sta in simbiosi con noi, non ci reputa ostile, come ad esempio per dire nel videogioco Fury, dove noi distruggiamo. Qui noi siamo tutt'uno con la natura, anche se siamo diversi, siamo chiaramente diversi. I delfini, delfini. Tanto vedete, voi possiamo indurre i pesci a seguirci con il nostro richiamo, il nostro sonar, che volendo si può anche caricare per fare un effetto più potente. Spero non vi dia fastidio che sto in silenzio, però in certi casi bisogna solo star zitti. Ok, e questa era una giustificazione poetica, artistica per spiegare un passaggio di livello. Peraltro potrei sbagliarmi, ma la mia sensazione è comunque che si tenda ad andare sempre più in fondo. Guardatelo! È enorme! Pesce Napoleone! Oddio! Ah, tra l'altro una cosa carina che è possibile fare, vediamo se ci riesco. Dai, 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 dai! No, devo prendere la rincorsa, scusatemi. Vediamo se ci riesco. Pesce, pesce, pesce. Vabbè, dai. Pesce, dai. Non deludermi, pesce, vai, pesce, vai, vai, pesce, vai. No. Guarda che, tra l'altro, appunto, vedete una cosa molto bella. Loro interagiscono. Cioè, la fauna interagisce. Lui è un pesce e mangia gli altri pesci. Vai, 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 vai. Vai, pesce! Niente. Ah, l'ha fatto, ok. Allora devo acchiappare un delfino, fatemi acchiappare un delfino. Delfini, delfini. Dai, delfino, 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 delfino. Yeah. Delfino. Delfino comune. Fatemi fare un po' la scema. Yeah. Yeah. Yeah, scusate. Il gioco è anche questo, vedete, possono fare le giravolte. Si passa il tempo così. Ok, lasciamolo stare. Però appunto rendetevi conto che può rompere le palle come cosa. Però il gioco è questo. Cioè il gioco è anche questo. E queste sono le statue famose in cui è possibile meditare. La meditazione ci permette di esplorare dal punto di vista delle varie creature un po' questo ecosistema e godercela, letteralmente quello che ho chiamato io nel Prims Aquario Simulator, fondamentalmente, però molto più grosso. Guardatelo, e sono bellissimi e sono tutti pesci comunque realmente esistenti, riprodotti in maniera più o meno fedele. Non sono un'esperta, però appunto l'idea è questa, sono comunque pesci, penso che esistano davvero, il che fa pensare che sia il mondo reale o comunque una versione alternativa del nostro mondo, cosa che non credo sia in giorni dove non c'è assolutamente nulla di umano che è riconducibile alla Terra, per niente. Le creature sono creature di stoffa, la vita è fatta di stoffa, quindi insomma. Però anche in questo caso purtroppo mi dispiace, ma ho già sbloccato tutti gli animaletti, quindi insomma ce la prenderemo comoda anche in questo caso. So che ci sono dei segreti, come abbiamo scoperto, ma ciao delfini! Ma non, se non li ho trovati al primo giro saranno comunque abbastanza nascosti. Questo non l'ho attivato? Oh, bene, lo faccio adesso. Così lo vedete? Oh, che fortuna! Perfetto. Ok, fondamentalmente è questo. Ciò che si fa liberando, comunque generando, più che altro liberando, secondo me, ok, le creature. Perfetto.
qui c'è un piccolo suggerimento di un segreto per caso? Qualcosa che non ho già preso? No, l'ho già preso, vabbè, non importa, comunque ci serve almeno uno di questi robottini per avanzare. Lo riattiviamo. Guardate che sono carini. Riescono a essere carini anche dei robottini senza la minima espressività. Questo comunque fa capire come il design sia ben azzeccato, perché non è facile dare espressività a una macchina che non ha un volto, almeno per ciò che noi definiamo espressività per i nostri canoni umani. Ok, do solo uno sguardo, ma vabbè, non mi va di perdere tempo, quindi godiamoci un attimo questo bellissimo ambiente. Sono contenta di aver trovato dei pesciolini che non avevo liberato, così almeno li abbiamo visti. Come al solito possiamo affacciarci, non è sempre possibile, ovviamente, però quasi sempre. Ok, avanziamo. Penso che faremo soltanto quest'ultima sezione, poi ci saluteremo, non voglio far durare troppi video. E si prosegue. Un'altra corrente, come vedete, appunto quello che dicevo io. Tonni, 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 questi sono tonni, tonni pigne gialle. Sono molto frequenti le sezioni di corrente. Tutte molto diverse fra loro, almeno come impatto estetico, però il mood è quello. Quasi sempre, in realtà. Non dico niente, arriverà il momento. Ebbè, ebbè. Ah, segreto, segreto! Preso. Ah, ma disgraziati, ma allora mi mettono i segreti pure nelle correnti, per questo non li ho presi tutti. Comunque avete visto, quella era un'ammonite. Oh, le orche crasse. Quindi devo tenere d'occhio anche le correnti. Ah, per questo non le trovavo. Chissà quanti ve ne sono persa. Ebbè. Ah. Tra l'altro, la cosa bellissima è che effettivamente le orche fanno queste cose. Le orche, come delfini, comunque tutti questi mammiferi, tanto adorabili quanto letali, comunque si divertono. Sono delle creature che si divertono, giocano. Hanno un'intelligenza tale che comprendono cos'è il gioco. Questa è una cosa molto interessante. Ah, il nostro cosetto che ci segue, ok. E qui appunto un'altra di quelle aree brutte brutte, tristi tristi, che di nuovo, se ci sbrighiamo, non voglio far durare troppo, però possiamo vedere che almeno esternamente c'è un po' questo banco di alghe, un po' così l'acqua torbida, però c'è il sole, comunque non c'è una cosa brutta, un'orribile nube di male intorno, insomma, è qualcosa di molto più profondo, secondo me. Queste sono tutte mie speculazioni, ovviamente. Non ho letto nulla, non ho fatto ricerche, la mia seconda run, eccetera, eccetera. Quindi perdonatemi se voi siete più studiati di me, sapete tutto e io sono una capra. E ok, allora attiviamo di nuovo questa poco soave visione. Come vedete adesso. I coralli, credo siano coralli quelli, sono due e potete notare che quello che abbiamo già attivato è visibile, lì c'è un altro e lì c'è un altro, quindi già si ha un'idea abbastanza chiara di ciò che ci aspetta. Dobbiamo riuscire a riattivare questi altari, possiamo definirli così? Cupole? Non so come definirle. Per sistemare qualcosa che a mio avviso è stato manomesso più che altro. Siamo stati noi, è stato qualcun altro, qualunque è stato manomesso. Dobbiamo risistemare un equilibrio che è andato perduto. E poi appunto si rifaccia al concetto creazionistico, è fuor di dubbio, però non vorrei legarla troppo alla leggenda della creazione, è comunque una reinterpretazione.
belle loro. Belle. Tra l'altro, le orche sono delle gran bastarde. Si mangiano anche gli squali. Il nostro personaggio è buggatissimo, bloccatissimo, però. Poi un po' queste strutture antiche, un po' inizialmente pensavo fossero proprio quelle di Journey, poi però mi sono resa conto che non lo erano, no, comunque non lo erano, quindi se lo state pensando, no, le strutture, le antiche strutture che esploreremo non sono quelle di Journey. Ok, e qui appunto altre cose. Questa è una sfera di energia che avevamo noi dentro di noi, e quello è uno squalo bianco, è quello squalo bianco, perché potete notare che è danneggiato, la cicatrice, è proprio lui. E qui, appunto, di nuovo murales con ciò che i segreti che ci mancano, che ripeto, spero davvero che sblocchino qualcosa. Spero davvero che sblocchino qualcosa. Ok, avanziamo. Qui ci sono semplicemente, appunto, questi indigeni, questa popolazione che adora lo squalo, suppongo sia una forma di adorazione. Queste cose sono veramente notevoli. A parte squaletti carucci, che notare appunto che non ci attaccano. Beh, questa cosa comunque è forte, forte. Qui c'è un altro squalo appunto da attivare, che penso di aver già attivato comunque. Sì, ok, quindi lasciamo stare. No, no, niente, non meditiamo. Perfetto, e qui ci salutiamo comunque. Ci saluteremo qui davanti, non attiveremo la porta. E poi io proseguirò appunto la registrazione. Lo registrerò tutto d'un fiato. Perché comunque è un gioco che anche merita di essere giocato tutto d'un fiato. Quindi, con questa inquietante visione di quest'occhio degli illuminati che ci fissa con la sua tripla palpebra, è il nostro amichetto. Ciao! Dolcissimo. Spero che questo video vi abbia interessato, che questo gioco vi stia piacendo. Io spero che vedrete il seguito, perché merita comunque assolutamente la vostra attenzione. Certo, se volete giocarlo per i fatti vostri, non voglio che vi roviniate la sorpresa. Continuate a notare triangoli dappertutto, eh? Triangoli dappertutto. Comunque, io vi ringrazio per l'attenzione, intanto il protagonista si bugga un po', e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao!